Sono sempre. Buonasera, signora. Buonasera. È arrivato un pacco per lei, se mi fa una firma qui. Sì, grazie, eh. Grazie tante. Ecco. A lei. Per vederla. La pena è sua. Grazie. Buongiorno, grazie. Raimondo? Raimondo, guarda cosa è arrivato. Cosa? Il mio sonnifero. Quello? Sì, quello. Ah, ho capito, quella è una pillola grossa che pesa 5 kg, tutta la sbatti in testa così ti addormenti, non lo so. E in caso di emicrania cosa prevedi di usare, una sega circolare? Ma no, Raimondo, questo è il big sleep, che vuol dire grossi sleep, hai capito? E mutandoni, insomma, ecco, ma in realtà invece è un sonnifero, hai capito? Eccolo qua, guarda. Guarda. Ma come mutandoni, grossi slip? Ma che stai dicendo? Mondo. Ma no, ma big slip, slip non nel senso di mutande, di sonno. Sonno, slip vuol dire sonno. Big, grande, grande sonno, non grande mutande, mutandoni. Questo è grande sonno. Ma ho capito, te l'ho detto io, no? È un sonnifero, ma insomma. È un sonnifero? Sì. Questo qui? Sì. Ma figurati se. E questo qui, guarda, sembra tutto meno che un sonnifero, come tu sembri tutto meno che una persona sana, eh? No, no, guarda Raimondo, tu ti sbagli, perché senti cosa c'è scritto qui. Big Sleep, il primo sonnifero elettronico del mondo. La benda è dotata di due piccoli terminali elettronici che emettono impulsi e onde simili a quelle del cervello, quindi. Ma figurati, ma non vedi che aggeggio, ma figurati se può funzionare una cosa ma simile. Ma come no, sta a sentire. Big Sleep stimola le strutture caudali del tronco encefalico facilitando il centro talamico del sonno. Per me ti sei fatta fregare un'altra volta. Fammi sentire, infatti, pesa solo 100 grammi, batteria inclusa perché c'è la batteria. Sì. E costa appena 2 milioni, Cosa? 2 milioni? Ma tu sei matta? 2 milioni questo affare qui? Ma questo qui te la fa venire l'insonnia, questo ti fa venire l'esaurimento nervoso. Senza contare che questa è una bufala, bella e buona questa qui. Ma perché? Ma perché? È regalato invece, scusa. Se fa andare via l'insonnia è regalato, no? Signora, senta. Per la cena è tutto pronto, se volete. Sì, no, un attimo, tata, un attimo. Aspetta, senta, Tatina, si può sedere qua? Sì, certo. Aspetti, Sì. Le spiace mettere questa cuffia in testa? No. L'aiuto? Grazie, sì. Ecco. Così l'abbiamo messa giusta? Sì. Aspetta solo un momento, Allora, aspetti. Ecco fatto. Senta, signora, io ero venuta a dire che... Sì? Per la cena, no? Era sì? Tutto... Ah? Buonanotte. Hai visto? Che ti sembra? A me ricorda tanto un cinghiale sardo. Oh, ma non lei! Un sonnifero! Ma no, non mi convince, è solo suggestione questa qui. Ma quale suggestione? Ma se la tata non sa niente. Tata! 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 Lo vedi? Ma no, ma vi siete messi d'accordo perché volete giustificare il fatto che hai speso 2 milioni per questa stupidaggine qui? Ma figurati. Vabbè, adesso che ne facciamo qui del facocero? Che ne facciamo? Come che ne facciamo? È semplicissimo, no? Prendiamo la cuffia, un momento, perché c'è il bottoncino. Tracchete! Allora, signora, senta, io volevo... Ma scusate, ma io non so che cosa vi stia succedendo, ma... Ma questa, ma è anche una pessima attrice, è tutta una commedia la vostra. Oh, ma lo sai che sei un bel testone, Ah sì, e allora voglio vedere stasera, quando andiamo a letto, ti metti a fare lì e voglio vedere che effetto ti fa, voglio vedere stasera. È una mano a metterla? Sì. Non vedo l'ora. Ecco. Grazie. Dov'è il pulsante? Tac! Che barba! Ma che è morta?
no, dorme. Bisogna sapersi anche accontentare. Non funziona questo aggeggio. Ciao Raimondo. Ciao. Come va stamattina? Bene, bene. Adesso però devo andare a fare dei giri perché devo andare dal produttore, poi passo in copisteria, ci vediamo dopo, eh? Sì, vai, vai. Io sono di ottimo umore perché ho dormito benissimo. Hai visto che avevo ragione? Sì, sì, devo ammettere che quell'affare lì funziona, funziona proprio bene. Sì. Dovresti portarlo tutto il giorno, così almeno dorme tutto il giorno. Non dovevi fare dei giri? Vai. Ciao. Ciao. Buongiorno Raimondo. Oh. Buongiorno. Buongiorno. Come sta? Ma io sono raggiante quando vedo lei. Com'è carino. Sai, Raimondo, noi non riusciamo mai ad avere dei momenti nostri, di confidenza, ci pensavo, mai. Io direi di più, di momenti di intimità non abbiamo. Adesso non mi faccio possibile. Però è vero una cosa, noi non siamo ancora riusciti ad instaurare un'amicizia più solida, più profonda. Ma questo è vero. Insomma, come si fa? Su da lei c'è sempre quello lì, con tutto il rispetto parlando, diciamo suo marito, ecco. Sì. E io sempre quella megera, con rispetto parlando di mia moglie, per non parlare poi di quell'impiccione della tata, divento tutto... Peccato, avremmo dovuto incontrarci in un'altra città, in un altro momento, in un'altra vita. Arrivederci. No. Possiamo anche... Oh, buongiorno signora. Buongiorno tata, è già arrivato il signor Arturo, no? No, no, ancora non si è visto nessuno. Ah, ciao Arturo, tutto fatto? Tutto a posto. Bravo, bravo, bravo. Senti Arturo, tu hai anche i hobby del cucito, vero? No, io quei hobby lì non ce l'ho. Non ce l'hai, però fa niente, guarda. Dovresti cucirmi uno dei sonniferi elettronici, dentro questo cappello qui, guarda. Qui, dentro qui, capito? E poi un altro invece dentro questa cuffietta qui da cameriera, guarda che carina. No, io non posso far male. E poi mi posso far male, sai? No, ho già pensato a tutto. C'ho i cerotti qui, guarda. No, su. Raimondo, no. E dai, su, non farla tanto lunga, dai, su. Vabbè, però, insomma, ecco, tu te ne approfitti, vedi? Io sono... Ecco qui. Dai. Ecco, lo vedi che non sono capace? Ma come non sei capace? Tu sei un bricolere. Adesso, guarda, qui ci pensiamo... Facciamo così, dammi il dito, ti metto questo e passa tutto. Non sono capace. Ma come non sei capace? Vedrai che ce la farai. E dico, ho una scatola intera di cerotti, dai, su. Dai. Ecco, ho finito. Bravo, anche perché qui cerotti non ce ne sono più. Mondo, sì? Ma per caso ho visto in giro la scatola del cucito? Ah, posso prenderla? Signor Arturo, ma che cosa ha fatto alle dita? Mi pare Michael Jackson. No, andiamoci piano con le offese, perché io sono una persona rispettabile, sì, con una sua moralità, eh? Eccomi qua. Signora, cosa devo cucire? Senta, tatina, dovrebbe cucirmi il mio sonnifero. Cioè questa benda, no? Sì. Qui al foulard, perché intanto è più estetico, perché questo è brutto. Poi stanotte mi è scivolato via e mi sono svegliata, capito? Invece col foulard lo tiene più fermo. Ah, bene, io penso che basteranno due punti per tenerlo fermo. Sì, anch'io penso due. Allora poi dimmi com'è andata. Sì, ti telefono. Ciao, grazie. Scusa. Tata! 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 Tata, dia a me, va, finisco io. Sì. Vado a sentire cosa vuole quello là.
Com'è noioso, più il tempo passa. Sì? Tata, ho preso una decisione. Per il buon nome e il decoro di questa casa, lei d'ora in poi metterà sempre questa in testa. Oh, non c'è problema, signor Raimondo, me la dia. No, no, faccio io, l'aiuto io, ci mancherebbe. Ah, grazie, ma com'è gentile sai oggi. Sai che è proprio carina? Sì. Mi dispiace mettersi un po' di qua, la vorrei vedere contro luce, ecco qui. Sì, un attimo così, ma proprio, è proprio perfetta. Come sta? Eh? A che cosa le faccio pensare? Ha presente Cindy Crawford? Beh, lei non c'entra niente. Sandra! Sandra! Una sorpresa per te, un regalo. Una sorpresa? Sì. Un regalo per me? Sì. Ah, ma allora è proprio una sorpresa. E la tata cosa fa, scusa lì? No, niente, è un po' stanca, non stanca. Ti preoccupare. Eccolo qui. Che bel cappello! Ah, via, via questa roba qui. Ma che bello, sembra un bel carciofo, ma come è bello. Ma guarda come ti sta bene. Ma come ti sta bene? Ma come ti sta bene? No, sì, non dovresti mai levartelo. Già, senti, sono carina? Sì. Sono carina? Sì. Io sono carina, un po' di cappello? Sì. Hai presente Claudia Schiffer? No. Beh, tu non c'entri niente con lei. Pronto, Sandra? Sono io, Raimondo. Raimondo? Sì. Che sorpresa! Senta, Sandra, venga qui da me, l'aspetto. È giunta l'ora di stabilire tra noi un'amicizia più solida, più profonda. Ma Raimondo, non so se possiamo. E poi, scusi, lì da lei. Ma non mi ha detto lei che non è possibile a casa sua avere nessun tipo di confidenza, niente? Guardi, di quella babbiona di mia moglie, della sua sciacquapiatti, non deve preoccuparsi. Le ho sistemate io. Venga, venga subito, venga subito. Raimondo, che... Tra qualche minuto comincia la mia telenovela preferita, Solo i ricchi comprano. Beh, benissimo, la vediamo insieme, venga, venga, l'aspetto, l'aspetto. È permesso? Si può? Ma come si può? Lei è la benvenuta. Lei è la regina di questa casa. Beh, adesso non esageriamo, Raimondo. Su, venga, 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 si rilassi, si rilassi. Siamo soli. Raimondo, galante, lei è dato un nuovo vecchio stampo, eh? Un grande signore. Oddio! Che? Ma Raimondo? Cos'è? Raimondo, mi avevi detto che eravamo soli. Sì, ma non si preoccupi, è come se lo fossi. Ma Raimondo, ma non le vede? Ne vedo sì, ma... Guardi, prego, s'accomodi. Sì, guardi, guardi, è come se fossero in letargo. Sandra! Sandra! Tata! Tata! Visto? Ma Raimondo! Sì. Ma Raimondo, cosa? Come può esserci confidenza, intimità, come mi diceva lei, in una situazione come questa? Ma non le vede. Le vedo sì. A me però così il nostro incontro può diventare più trasgressivo, più moderno. Che... Più perverso? Piuttosto. Ma perverso, via. Ma Raimondo, se vuole fare qualcosa di più moderno, deve partire... Deve partire da cose più semplici. Ma mi dica ogni suo desiderio un ordine, cosa devo fare? La cosa più semplice, il suo aspetto. Il suo aspetto, per esempio. Il mio aspetto? Sì. Cos'è che non va dal mio aspetto? Non le piaccio più. Ma no, Raimondo, lei è l'uomo più bello del mondo. Beh, sì. Però, vede, il suo modo di vestire sì. È così antiquato, così, così classico, ma lo vede? Ma mi dica cosa devo fare, io... Sono pronta a tutto. Raimondo, io la vedrei con qualcosa di più giovanile addosso. Ha presente la moda grunge? Dunque, lei dovrebbe portare pantaloni scampanati e poi delle camicie a fiori, belle, da figli dei fiori. Vale, vale, non posso andare in giro conciato così, via. Ma sì, Raimondo, via. Sarebbe così carina, mi piacerebbe così tanto. Ma non posso. Ecco, con una fascia in testa, per esempio. Ma no, la fascia in testa no. Sì, non l'ha mai portata, ne sono sicuro. Ma no, non l'ho mai portata, ma dai. Raimondo, per piacere, lo faccia per me. Ma sì, però... Su, forza, proviamo, è solo una prova. Ma sì, sarà così carino. Ma sì, Guardi come le sta bene, su. Sono contento di piacere, fiori. Raimondo. Ma non è possibile. Ma se questo è l'effetto che le faccio, andiamo bene. Che allegria. Qui dormono tutti.
la mia telenovela. Cerchiamo almeno di non perdere l'inizio. Ma in questa casa non funziona niente, neanche il televisore. Tata. No. Oh, signora, ma lo sa che strano, il signor Raimondo mi ha messo in testa questa cuffietta. Anche il cappello che ha dato a me. Sì. Buongiorno. Buongiorno. E lei che ci fa qui, scusi? È quello che mi domando anch'io. Comunque, quando suo marito si sveglia, gli dica che ha bisogno di una revisionata, come il vostro televisore. Prima fa il cascamorto e poi si addormenta. Risultato? Ho perso l'inizio di Solo i ricchi comprano. Arrivederci. Oh, signora, ma ha visto che cosa ha cucito il signor Raimondo dentro la mia cuffietta? Ma la stessa cosa che ha cucito nel mio cappello. No, tata, no. Questa volta merita una lezione. No, tata, non c'è gusto menarlo e dargliele mentre dorme. Non sentirebbe niente. Giustissimo, signora. Aspetti, Tina. Sì? Io sono il tuo ragazzo Beat. Sì? Dove sei? Eccomi qua. È il tuo ragazzo Beat. Sì, il ragazzo Beat. Tu sei... Ecco, aia, ragazzo. Aia, aia, ragazzo. No, no. Beat. Aia, che vita nulla, che nulla vita, io e te, te io, non succede mai niente, perché è successo qualcosa che mi guardi così, abbiamo dormito sempre, tutti e due, come se non dormissimo mai abbastanza, ma io sono stufa, guarda che io non ne posso più, io sono stufa, 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 che noia, che barba, che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, che noia. No, che va, che va, che no, che va, che va, che va, che va. Notte!